Siamo giunti all'ultima preposizione di questa serie, quindi la preposizione hinter, che è una wechselpräposition, che ha quindi entrambi i casi, che significa dietro, hinter. Quindi una preposizione di luogo si traduce quindi con dietro, può avere accusativo o dativo. Quindi quando abbiamo la domanda wo, avremo la preposizione hinter con il dativo. Mein Fahrrad steht hinter dem Haus, quindi la mia bicicletta si trova dietro la casa, steht, perché sta in piedi. Wo steht dein Fahrrad? Dove si trova la tua bicicletta? Dove sta la tua bicicletta, letteralmente? Quindi quando un oggetto può stare in piedi si usa steht, altrimenti si usa liegt. In questo caso steht è un verbo di stato, è sempre un verbo di stato, stehen. Quindi Haus è di genere neutro, avremo quindi dem al dativo. Lo stesso esempio con l'accusativo, in questo caso usiamo l'altro verbo, il verbo stellen, mettere, ich stelle mein Fahrrad hinter das Haus. In questo caso io metto la mia bicicletta dietro la casa, hinter in questo caso all'accusativo perché la domanda che ci poniamo è wohin stellst du dein Fahrrad? Dove metti la tua bicicletta? Quindi verbo di moto con l'accusativo. Ancora un esempio con l'accusativo, con hinter con l'accusativo, l'espressione mettersi dietro al volante o mettersi al volante si può tradurre sia con an che con hinter, quindi ich setze mich hinter das Lenkrad. Lenkrad è il volante, si può anche dire ich setze mich ans Lenkrad. Quindi abbiamo il verbo sich setzen che è un verbo moto a luogo, quindi la preposizione hinter sarà con l'accusativo.